Il Consiglio Comunale di Molfetta si riunisce per la prima volta dopo le elezioni amministrative di giugno che hanno sancito la riconferma sindaco di Tommaso Minervini, maggioranza compatta in occasione dell'elezione del presidente dell'Assemblea. Robert Amato, il più suffragato della lista Molfetta Popolare, raccoglie 16 voti e diventa la nuova guida del Consiglio, ruolo ricoperto 20 anni prima da suo padre Pino. Vicepresidenti vengono eletti Vito Paparella per la maggioranza e Gabriella Zollini per la minoranza, anche se il centrodestra ha votato scheda bianca. Dopo il giuramento, Minervini ha comunicato la composizione della giunta che lo affiancherà nel lavoro amministrativo: 4 uomini e 3 donne. Nicola Pier Giovanni è il nuovo vice sindaco con delega ai lavori pubblici. Sergio De Candia è l'assessore ad urbanistica, personale partecipate. Anna Capurso si occuperà di servizi sociali. Carmela Minuto di attività produttive. Caterina Roselli è il nuovo assessore ad ambiente, polizia locale e politiche giovanili. Giacomo Rossiello ha ricevuto i settori di cultura, turismo e Magno, per Vincenzo Spadavecchia le deleghe a sport e contenzioso. 5 i consiglieri nominati in giunta. Carmela Minuto subentra in consiglio Angelo Fiorentino per la lista Patto Comune. Ad Enzo Spadavecchia subentra Carmela Germano di Molfetta al Centro. Giacomo Rossiello viene sostituito da Girolamo Victor Lanza di Avanti Molfetta. A Nicola Pier Giovanni subentra Giovanni Facchini di Cuore Democratico, mentre prende il posto in consiglio di Sergio De Candia il primo dei non eletti della lista Molfetta che vogliamo, Francesco De Palma. Tra le minoranze, la rinuncia al seggio dell'ex candidato sindaco Lilino Drago fa scattare in consiglio Domenico Gagliardi di Molfetta Libera. Il sindaco Minervini ha anche illustrato le linee programmatiche della sua amministrazione. Ambiente, lavoro e turismo le priorità, ha detto il primo cittadino, che ha inserito l'ampliamento della zona industriale e il completamento del porto commerciale tra i principali obiettivi di mandato.